Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Nella sua allegrezza abbiamo l'onore, l'immenso privilegio di essere qui. Questo luogo non ha bisogno di parole. Su questo altare non si sa quante volte per Dio venne a celebrare la Santa Messa con tutto ciò che abbiamo contemplato ieri. L'epistola che abbiamo ascoltato veramente sembra modellata prestando a lui le parole della liturgia: fratelli, siate miei imitatori e fissate il vostro sguardo su coloro che vivono secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti si comportano da nemici della croce di Cristo e pensano solo alle cose del re. Padre Pio, di questo è stato testimone. Oggi, nel tempo breve che ci è dato di poter condividere, vorrei con voi, dato che qui siamo non soltanto all'altare di Padre Pio, ma anche al confessionale di Padre Pio, dirvi qualcosa sulle confessioni, sempre leggendo la nostra biografia, insieme. Che fa Padre Pio? Chiese una volta il Papa Pio XII all'Arcivescovo di Manfredonia. Santità, toglie i peccati del mondo, rispose prontamente l'Arcivescovo. Risposta meravigliosa, non si poteva sintetizzare meglio la missione e il lavoro apostolico di Padre Pio. Egli si era fatto vittima di preghiera, di sacrificio e di lavoro per liberare i fratelli dai lanci di Satana. Come amava le anime Padre Pio, loro non calcolavano i sacrifici né preghiere né fatiche, sapeva bene che le anime costano sangue. Lo diceva lo stesso: anime. Le anime non vengono da te, si comprano. Voi ignorate quello che costarono a Gesù, ora è sempre con la stessa moneta che bisogna pagare. Le espressioni frequenti sulla sua bocca erano queste che rivolgeva ai convertiti: ti ho generato nell'amore e nel dolore, quanto mi hai fatto penare, ti ho comprato al prezzo del mio sangue. Questo dolore appariva sovente anche sul suo volto mentre recitava la formula sacramentale di assoluzione. Contorceva le labbra, impallidiva e strappava penosamente ogni parola. Sembrava che in quei momenti egli si cavasse il sangue per lavare i peccati dell'anima penitente. E sappiate che quando si legge nei scritti di Guisa, con la parentesi, veramente quando il sacerdote alza la mano e fa il solo peccati stuis, l'anima viene lavata con il sangue di Cristo, non metaforicamente. Ma come spiegare allora il fatto che Padre Pio negava l'assoluzione a tanti? E perché trattava spesso i penitenti con un'umbera durezza? A volte rimproverava i penitenti con parole molto severe, che solo lui poteva dire. Sciagurato, che ha venduto l'anima al diavolo. Sciagurato, lui è all'inferno. Sciagurato, va a vestirti. Sciagurato, va prima a pentirti e poi vieni. Anche queste espressioni, terribili però, rivelano la volontà di Dio per il bene delle anime. A chi gli chiese il perché di quei modi forti, egli rispose: io non do il dolce a chi ha bisogno del purgante. Un'anima bisognosa di essere scossa non doveva essere accarezzata, e Padre Pio, forte del dono della sputazione dei poveri, intuendo immediatamente quel bisogno, non si faceva pregare a usare il modo anche violento e salutare dal rifiuto della soluzione con del rimprovero che penetrava come una lama di fuoco al centro dell'anima, ma soffriva molto quando era costretto a negare la soluzione o a trattare duramente. Egli stesso disse una volta in confidenza di un sacerdote: se tu sapessi come soffro nel dover negare la soluzione, ma sappi che è meglio essere rimproverato da un uomo su questa terra che da Dio nell'altra vita. Questo vale sia per il penitente e sia per il confessore. Una volta, un'altra volta, dopo aver trattato duramente un penitente, confidò a un confratello: prima di dare un dispiacere al fratello, se tu sapessi da quale frecciata è stato trafitto prima il mio cuore. Ma se non faccio così, tanti non si convertono a Dio. Ed ecco il punto fondamentale. Egli esigeva che ogni confessione fosse una vera conversione. Altrimenti, come diceva il santo provò darsi, ne accennavo ieri, si va di sacrilegio in sacrilegio. Il santo provò darsi un contrario confessionale, storia, cioè. Andiamo ad amministrare un altro bel po' di confessioni, nulle o sapere, o per mancanza di pentimento del penitente, oppure per mancanza colpevole di
completezza della confessione. Non poteva mettere né superficialità né leggerezza nell'accostarsi al sacramento del perdono. Colpiva con forza chi si rifugiava nei compromessi o chi restava nel disimpegno. Esigeva chiarezza e lealtà nell'accusa, dolore sincero nel cuore e fermezza di conoscenza, che sono i tre atti del penitente indispensabili perché la confessione sia valida. Soprattutto voleva che si riconoscesse sinceramente il proprio peccato, la propria cattiveria. Sentite questo. Al penitente che cercava di scusare il proprio peccato dicendo: era più forte di me, non ce la facevo, non ci riesco, non ho potuto resistere, egli rispondeva di solito: qui devi assolverti Dio. Se non ti senti in colpa o se ti assolvi da te, esci e non tentare più oltre la pazienza. Credo divina, anche la sua. Nessuno come i santi conosce la bontà e la santità di Dio, e quindi nessuno come loro si rende conto della bruttezza e della cattiveria di ogni peccato. Perciò essi reagiscono e lottano in tutti i modi pur di impedire le offese a Dio. Ebbene, se riflettiamo che Padre Pio aveva davanti a sé e dentro di sé Gesù piegato e crocifisso dei nostri peccati, non ci meraviglieremo più delle sue lacrime e dei suoi furori verso coloro che crocifiggono di nuovo Gesù nel loro cuore. Una volta mentre la confessava, egli si mise a piangere e a chi gliene chiese il perché rispose: piango l'ingratitudine degli uomini verso il sommo benefattore. E che altro poteva fare Gesù, questo povero Gesù, che non l'ha fatto? Padre Pio usava il sorriso lo sculiscio, la carezza lo schiaffo, con mano ferma e saltata. Quando era necessario gli dava anche uno spintone violento, ma era per farti schivare un grosso pericolo. Lo scriveva lui stesso al padre spirituale, con parole che illuminano tutto il suo comportamento, spesso all'apparenza inspiegabile. Com'è possibile, sono parole sue, vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi parimenti? Vedere Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini e preparare in un altro modo, se non alzare una mano per trattenere il suo braccio e l'altra rivolge la lucidità dal proprio fratello, perché si allontani dal male e si sposti, e presto dal luogo del peccato, perché la mano del giudice è per scaricarsi su di esso. Io oggi preferirei non commentare, ma sentite queste parole e confrontatele con tante cose che si sentono dire. Dio è sul punto di scaricare i suoi uomini e lo farà se io da un lato non ci metto del mio, cioè soffro del penitente, e dall'altro questo non la smette di offendere Dio. Ricordiamo le parole della Madonna di Fatima, la penultima apparizione: guarisci questo, guarisci quell'altro, guarisci quell'altro. Alcuni sì e altri no, ma devono smettere di offendere Dio, che ha già tanto offeso. Siamo nel 1917. No, parliamo di quello che c'è ora. Non c'era né cieca impulsività né improvvisazione nel comportamento di Padre Pio con i penitenti. Egli operava sempre con lo Spirito di Dio al fine di sradicare e distruggere il male e di edificare e piantare il bene. Del resto, basta concludere ricordando che la stragrande maggioranza di coloro che non venivano assolti da Padre Pio, prima o poi ritornavano da lui. Non potevano restare senza la sua soluzione di medico, giusto e salutare. Io non vorrei troppo commentare, anche perché non è il caso. Solo una cosa: il distintivo dei santi è stata fondamentalmente sempre una sola cosa, la lotta senza quartiere contro il peccato, che hanno prima attuato in sé, perché nessuno può combattere il peccato se scende a compromessi con si può. Fate attenzione: quando c'è qualcuno che non combatte sufficientemente il peccato, anche se non si deve mai giudicare, spesso i problemi possono essere di compromissione, perché si inceppa la lingua, si può dire a qualcuno non peccare, c'è cosa prima a farlo, a meno che non ce l'ho una faccia tosta che non finisce mai. Secondo i santi hanno operato, e specialmente i confessori, la confessione non può essere un sacramento che vai, rivai, vai, rivai, fa sempre stessi peccati continui, vado, confesso, vado, confesso, vado, confesso. La confessione è la tomba dei peccati perché risorga un uomo nuovo, altrimenti non ha senso questo sacramento, è una profanazione di questo sacramento. E non si può né profanare il sangue di Cristo, ma né soprattutto
cedere al male, perché il peccato è l'unico male esistente nel mondo, dilagare e continuare a produrre inferno e infezioni nell'anima del peccatore e nell'anima di coloro su cui il peccato ricade, che gli sta vicino, la Chiesa e noi. Chiediamo a Maria Santissima di darci la grazia di vivere santamente questa missa e di continuare a stare in ascolto di questo straordinario testimone della fede e della santità, perché possiamo seguirne gli insegnamenti e imitarne le opere. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.